Io quindi una delle prime domande che ci siamo posti, allora, come sempre, è una storia di cui si conosce la fine. Non è che sì, quindi, però anche in tanti la storia del cinema, della televisione, ci sono tante storie di cui si conosce la fine, però attraggono. Però questo discorso. Primo movimento, uno dei primi movimenti, in realtà suggerito da Stefano, è stato quello di non di partire dalla fine, ma di ricominciare ogni volta, perché sono vari film con dei protagonisti diversi. Questo ricominciare ogni volta non è stato un obbligo rigido, nel senso che poi lo abbiamo anche tradito, però è stato un modo di ricominciare, ripartire, e che poi in fondo è una serie breve, 6 puntate, per me era lunghissimo perché io ho fatto solo dei film, però lavorare sul tempo e poi cercare di difendere la realtà, la verità della storia, ma combinando il privato, anche il più intimo, anche il più piccolo, con i fatti, con i morti, le stragi, con la ragione di Stato che poi ha dominato e ha fatto sì che non che fosse partito un ordine, io anche questa è la mia opinione, preciso da Washington, da Mosca, quell'uomo deve morire, ma sicuramente il non essere d'accordo, in fondo con una riforma che però avrebbe messo un pochino, avrebbe rinnovato quell'immobilismo che durava da 50 anni, che poi è durato ancora, che poi dopo si è saltato da sé, poi si è riposto. In questo senso sono d'accordo, ci siamo più ispirati anche a modelli di tragedia e in più è che sia stato positivo avere diminuito, anche solo rispetto a Buongiorno Notte, il peso ideologico, tanto è vero, mi pare che ci sono delle voci ma isolate, c'è stata un'attenzione nella quale non ricordo degli attacchi, sì, da parte di qualcuno, ma voci isolate, ideologici, cioè quello che dice, ma guarda, non era quella storia, mentre 20 anni prima, ma la storia non è andata così, no, non era così, eccetera, eccetera. Qui è stato più coinvolto il romanzo, in questo senso, con i suoi personaggi. Sì, il romanzo tragico, ovviamente.